fermati con Zeraggetto un po' dietro alle macchie di galoppo Zacari. E in partenza Zoe Rab è quella che scatta meglio di tutti e supera in breve i concorrenti all'interno, quindi alla corda Zairajet con all'esterno Zenil Kam e quindi Zelig Rab che a questo punto punta in avanti per avere strada dalla compagna Zoe Rab. Zoe Rab i primi 200 metri li copre in 14, in Cavallo assoluto numero 5 surplus. squalificato. Zelig Rab si presenta subito per avere strada. In terza posizione Zenil Kam precede Zaira Jet e Zacapa. Irrimediabilmente fuori corsa Zacari che finisce anche a tabellone. Primi 400 metri in 28 e mezzo Zelig Rab a condurre su Zoe, Zaira, Zenil Kam e Zacapa. 5 cavalli in lizza, si arriva all'addirittura di fronte dove c'è il paletto dei 100 metri che Zelig Rab percorre in 43,7. Zoe a seguire incollato come un francobollo sulla sua schiena, a precedere due lunghezze dietro Zaira Jet, Zenil Kam e Zacapa. Si arriva a metà gara al paletto di 800 metri che Zelig Rab tocca in 59,5 da 1,14,4. Zedig, Zoe, Zaira, Zenil Kam e Zacapa, una fila indiana di cinque soggetti con posizioni che restano ben salde. Primo chilometro in 1,15 da parte di Zelig Rab, prova a mettere adesso in fuori Zenil Kam, prova ad avanzare anche Zacapa, anche Zoe Rab prova a mettere adesso in fuori su Zelig Rab. Quindi sul finire della curva Zelig Rab, ancora in mano Giuseppe Porzio Junior, precede Zoe Rab, quindi Zaira Jet, Zenil Kam e Zacapa. Siamo addirittura d'arrivo, Zelig Rab e Zoe Rab, lotta in famiglia tra i due con Zelig che non si lascia avvicinare da Zoe Rab. Per le piazze Zaira tiene botta a Zenil Kam e a Zacapa, ma il palo è vicino e Zelig Rab, no problem, senza veramente nessun stress da parte dell'arrivo di Porzio che si avvia a vincere nel più facile modi davanti a Zoe Rab, Zaira Jet e Zenil Kam. Elemento pressoché perfetto dall'interno. Prova la difesa Tuscolo e Menne, ma Sogna Ovi sembra avere le battute migliori e in breve si porta al comando davanti a Tuscolo e Menne che precede Terrible Joe di galoppo Tuscolo e Menne, quindi in testa Sogna Ovi davanti a Terrible Joe che viene Cavallo scavalcato numero da uno squalificato. Photoemon SM, quindi Ripeto, in quarta cavallo numero posizione uno Noab B. squalificato. 13,8 per i primi 200 metri, Sogna Ovi a condurre davanti a numero 6 di Photoemon SM, quindi Terrible Joe e Noah B, 28,6 per i primi 400 metri. Il quartetto procede così per la prima curva. Dalla posizione di fondo gruppo, Noah B prova la risalita e si porta all'attacco di Sogna Ovi. Noah B attacca Sogna Ovi, prova a prenderla di sorpresa, sembra riuscirci, Sogna Ovi rimonta al suo interno, ma Noah B continua nello suo attacco esterno, sembra poter prevalere al paletto degli 800 metri che i due passano in 58,9 da 1,14,3. Ancora Noah B e Sogna Ovi alle prese, Photoemon rimane staccato e viene scavalcato nel frattempo da Terrible Joe. È passato definitivamente Noah B con un primo chilometro in 1,13,2. Sogna Ovi resta nella sua scia mentre Terrible Joe prova a farsi sotto e avvicinarsi ai due di testa. Siamo sulla curva finale con Noah B in vantaggio, di lunghezza davanti a Sogna Ovi, quindi Terrible Joe in rimonta sugli avversari. Siente addirittura arrivo con Noah B che ha tre lunghezze di vantaggio su Sogna Ovi che è in netto cedimento e viene avvicinata da Terrible Joe. Prosegue Noah B verso il traguardo, il vantaggio aumenta, Sogna Ovi in crisi viene avvicinata da Terrible Joe. Noah B si invola verso il traguardo, sembrano non esserci più problemi per l'allievo di Lorenzo La Rosa guidato dal figlio Francesco. Noah B si impone in questa seconda corsa, mentre il testa a testa tra Terrible Joe e Sogna Ovi viene a premiare proprio Terrible Joe, a completare il marcatore il numero 6 di Photoemon SM.
sulla dirittura di fronte. Autostarter che accelera, pronto a lasciare i 10 cavalli. È partiti. Dall'esterno prova a prendere la testa Vittoria Griff, al suo interno WSIS, di galoppo il 3 di Vincent AMG. Vittoria Griff alla fine prende la testa davanti a WSIS in terza posizione, Witton Ferm, all'esterno il 9 di Vivir Contigo, quindi arroccata la corda l'8 di Villa Orba Jet. Witton Ferm para l'avanzata di Vivir Contigo e si porta ai fianchi della battistrada Vittoria Griff. Vittoria Griff davanti, Witton Ferm all'esterno che chiede strada e la ottiene. 31.2 primi 400 metri, Witton Ferm, Vittoria Griff, WSIS, Vivir Contigo all'esterno, quindi Villa Orba Jet, Velluto del Privia, via tutti gli altri. E si arriva al paletto degli 800 metri, che in rallentamento Witton Ferm tocca in 1-1 appena scarsi. Witton Ferm leader, Vivir Contigo che fa coppia con il numero 5 di Vittoria Griff, poi la traparia formata da WSIS e Villa Orba Jet, quindi Velluto del Priva, Rano Jet. Il cavallo numero 7 MG squalificato. Ripeto, 1.13.3 il primo chilometro, lunga di scatto il battistrada Witton Ferm, Vivir Contigo è sempre nella sua scia. Quindi la coppia formata da Villa Orba Jet e Vittoria Griff, l'altra paria formata da WSIS e Velluto del Pri, quindi Vidal, Varano Jet e Vincent MG. Siamo a metà della retta di fronte, Witton Ferm e Vivir Contigo proseguono appariati davanti a Vittoria Griff e Villa Orba Jet, WSIS e Velluto del Pri. Si arriva al miglio che il Witton Ferm tocca in 2-2-2 da 1.16.3. Vivir Contigo prova a aumentare la pressione sul battistrada, cede clamorosamente Vittoria Griff, scavalcata da Villa Orba, WSIS e Velluto del Pri. Villa Orba prova addirittura la terza ruota, poi si rimette schiena a Vivir Contigo e scende di nuovo in corda davanti a WSIS. Di galoppo Witton Ferm all'improvviso passa Vivir Contigo, cavallo numero 1 seguito da Villa Orba Jet, Velluto del Pri e Varano Jet a centropista, WSIS all'interno che ha poco da spendere. Vivir Contigo è sotto la minaccia di Villa Orba Jet e soprattutto di Varano Jet che scavalca Velluto del Pri. E sul traguardo è Vivir Contigo davanti a Varano Jet e Villa Orba Jet. 2.49. E si va in partenza. Parte staccato dalla prima fila Ottavio DL, parte come un treno tutto Mattos che scavalca i suoi Ubertus e Sildown Slid SM e si pone al comando. Tutto Mattos in testa davanti al numero 4 di Ubertus, avanza decisa Tundras col 12 e chiede strada a Tutto Mattos, la ottiene. Tundras in testa in meno di 300 metri. In terza posizione sempre Ubertus davanti a Sildown Slid SM, quindi il 3 di Turner S, il 2 di Ursula FB, il 10 di Overrock Cloud e via via tutti gli altri. 26.8 i primi 400 metri. Turner S con in schiena Overrock Cloud fa strada all'esterno e si porta in paria con Ubertus che è in terza posizione. Va via di Lena Tundras, 41.9 i primi 600 metri. Tutto Mattos nella sua scia precede Ubertus, all'esterno Turner S, la cui schiena viene presa da Sildown Slid SM che ha parato la risalita di Ottavio DL. 57 secchi a metà gara, si vola, si va da 1.12, Tundras sempre al comando con Salvatore Cintura Junior, Tutto Mattos in difficoltà con Turner S al suo esterno che prova a scendere in corda, quindi ancora Sildown Slid SM all'interno, Ubertus a centropista Nuvolari di Stra,
Dundas ha tre lunghezze di vantaggio su Turner AS, che nel frattempo ha scavalcato tutto Mattos e si pone alla caccia del battistrada. Quindi Sildaus Lead SM, Nuvolari di Stra. Tundrast ha due lunghezze di vantaggio su Turner AS, entrambi sono braccia e fusta comandati dai rispettivi interpreti, quindi alle loro spalle Oberto, Sildaus Lead e Nuvolari di Stra. Siamo ai 200 finali, Tundrast ha un vantaggio che sembra irrecuperabile per Turner AS, che comunque ci prova, ma Tundrast ha un'altra marcia e si impone a Turner AS al numero 4 di Ubertos, 1,56 e 4, si è volati 1,13. Dall'esterno partono bene Virtus Caff, Vienna Griff, all'interno Virco Jet, il più veloce, prova a scavalcare Zoom LC. Virco Jet tende a passare e viene subito incalzato da Virtus Caff, 200 metri in cavallo 13, numero 3. 5 Virco squalificato di galoppo Virtus cavallo Caff. Numero 5 squalificato. Virco Jet leader, all'esterno Zoom LC, al suo interno Zephyr Wise, Zar Very Nice, quindi voltaggio che chiede subito, viene subito all'esterno a prendere la schiena di Zoom LC, 27,7 primi 400 metri. Leader continua a essere Virco Jet con i fianchi Zoom LC, che si trascina l'otto di voltaggio, all'interno l'uno di Zephyr Wise, a precedere Zar Very Nice e Vienna Griff. Virco Jet è attaccato da Zoom LC e da voltaggio in terza ruota. Voltaggio alla fine prende decisamente la testa al paletto di 800 metri, passati in 57,7. Anche qui si va molto forte da 1,13. Voltaggio prende tre lunghezze di vantaggio a Virco e a Zoom LC, quindi ancora Zephyr Wise, Zar Very Nice e gli altri. Primo chilometro in 1,11,5, voltaggio a tre lunghezze di vantaggio cavallo su Virco Jet squalificato. E su Zephyr Wise, all'esterno Zoom LC. Voltaggio comandato da Natale Cintura, da Salvatore Cintura. Virco Jet prova a riaccostarsi alla battistrada, ma le lunghezze di svantaggio non diminuiscono. Voltaggio ha sempre chiaro vantaggio. Zephyr Wise adesso alla terza posizione si lancia il suo inseguimento e si porta a caccia di voltaggio. Virco Jet e Zoom LC per le rimanenti piazze. Siamo ai 150 metri finali, voltaggio e Zephyr Wise, ma voltaggio allunga lungo paletti e si difende, una lunghezza di vantaggio nei confronti di Zephyr Wise, mentre al terzo resta Virco Jet. 1,57,8, si è andato anche qui abbastanza forte. Dall'esterno, insieme a Steve McQueen Treb e Tacos Font, sono i più solleciti. Vediamo chi prenderà la testa. Regale ha lo scatto felino per andare subito davanti a Steve McQueen Treb e Tacos Font, che momentaneamente resta all'esterno. Quindi Uniost, il 10 di Patrick A.S., Obico Castenada, Polluce Caff e via via gli altri chiusi da Ungaretti, 13,3 i primi 200 metri. Regale con all'esterno Tacos Font, quindi Steve McQueen Treb, Uniost, all'esterno Patrick A.S. che ti trascina Obico Castenada, quindi Ultra Kageman, 28,2, leggero l'allentamento per la coppia di testa. Regale, Tacos Font, Steve McQueen, Patrick A.S., Uniost e Obico Castenada. Quindi Ultra Kagemar e Polluce Caff, 44,4, frazione in 16,2. Antonio Di Nardo sta centellinando le forze della sua allieva. Tacos Font sempre al suo esterno, un minuto scarso a metà gara. Si procede in pariglie, Regale, Tacos, Steve McQueen, Patrick A.S. dal fondo gruppo, l'avanzata di Tornado del Vento, che come il vento scavalca tutti, anche la coppia di testa, e si porta al comando all'imbocco della curva finale. Tornado del Vento e Giuseppe De Filippis hanno preso tutti d'infilata, chilometro in 1,14,6,
Regale cerca di riprendersi e portarsi al suo inseguimento. Quindi Steve McQueen, Tacos e Patrick A.S. alle prese, ancora ubico castagnata. Tornado del vento ha preso una lunghezza e mezza a Regale e prova a mantenerla fin sul palo. Tornado del vento è Regale. Poi la lotta serrata per le piazze, Tornado del vento, a redini basse, Giuseppe Di Filippis si invola verso il traguardo, il Tornado ha colpito qui a Siracusa e Giuseppe De Filippis a centro col suo Tornado del vento. Quindi il Regale, Patrick A.S., Ubico Castagnata e Steam e Queen Trap. 1.56 e 1, 1.12 e 4. Di galoppo rispetto P, dalla prima fila emerge, sbaglia subito Demone Laxmi, emerge Tesis GV in maniera netta ed inequivocabile. Tesis GV va in testa, quindi al suo esterno si presenta Udini Gams, con all'esterno ancora Safira cavallo Rob. Numero 3 squalificato. 200 metri di Tesis in 13 ripeto, e 7. Cavallo numero 3 avanza squalificato. Udini Gams, quindi all'interno troviamo Renoir Rab, Roger Jett, Safira Rob sulla prima curva. Tesis GV viene affiancata dal numero 5 di Udini Gams, 27.4 per i primi 400 metri. Udini Gams forse tempi su Tesis che poi da strada 600 metri in 43.6. Udini Gams leader davanti a Tesis GV, Safira Rob all'esterno lungo i paletti, Demone Laxmi che però è squalificato, quindi Passepartout BLV, quindi ancora all'esterno prova a farsi luce Tuono Deimar. 57.6 a metà gara, Udini Gams ha preso 3 lunghezze di vantaggio a Tesis GV, scende alla corda anche Safira Rob in terza posizione, cala anche il numero 12 di Tuono Deimar che non progredisce più di tanto, avanza all'esterno anche il numero 15 di Ultimus. Siamo alle battute conclusive, Udini Gams affronta in testa la retta d'arrivo, e Tesis GV insiste al suo inseguimento, quindi Safira Rob in calo, Ultimus Special Show in lotta per le piazze. Udini Gams e Tesis GV alle prese, Udini Gams lungo i paletti, Tesis GV al suo esterno che prova ad avvicinarsi, ma il palo è vicino ed è Udini Gams davanti al numero 4 di Tesis GV, al terzo posto Ultimus, quindi Special Show. Per il quinto posto da rivedere le fasi finali